Questa mattina siamo nuovamente in un bosco abbastanza vicino all'altra volta e abbiamo fatto un'altra perlustrazione con esito negativo e adesso qua invece iniziamo a vedere qualcosa. Iniziamo a vedere qualcosa di interessante. Estremamente interessante. Wow, favoloso, veramente un bel esemplare. Avanti, guardate com'è bello questo bosco. Ci sono vecchi castagni, un bosco rado. E subito si presenta un bel fungo, vedete, è sicuramente sì, bello, guardate qua, è assolutamente degno di nota, un bel fungo. Avanti, guardate che appostamento da caccia c'è qua, veramente interessante, una scala lunghissima che porta su in alto dove i cacciatori con i volantini di colombaccio, appostamento di caccia, cavolo, wow, fa quasi impressione salire. E ancora guardate quanto c'è, incredibile, gli scalini mi sembrano più fini, non salgo oltre, però vedete, lassù ci sono le gabbie dove tengono i colombacci addomesticati, li lasciano andare e attirano i colombacci di passaggio, i colombacci, e poi sparano, no, però così non va bene. Noi ci piace gli animali, ci piace la natura e sicuramente sparare no. Però guardate qua. E ora si riscende, insomma, un po'. E come si dice, avanti, senza cadere però, senza cadere. Rispetto all'altro ieri sono più un po' più nascosti, di meno, anche se questo è veramente un bel fungo, guardate voi, avanti, eccoci qua di nuovo in caccia, ma guardate cosa c'è qua. Questo inizia a essere, guardate, questo piccolino, si apre, 2, 3, un altro in 4, un altro in 5, questo è attaccato dalle lumache. Questo
habitat è lo stesso e adesso diventa sempre più difficile errare in animale. Questo è sicuramente un bel fungo, perfetto sotto e sopra, però guardate, la lumachina ha lavorato, però sicuramente un bel fungo degno di nota. Avanti! Discreti, avanti. Allora, guardate un po' nel bosco delle fate che cosa nasce. Non so se riuscite già a vedere. Non so se guardate che meraviglia. Veramente qualcosa di straordinario. Immaginatevi voi lo stupore quando uno arriva qui e vede due esemplari così, in questo moschettino, no, è una cosa, un'emozione incredibile. Guardate i funghi. Ma bellissimi. Mamma mia. Mamma mia. Due esemplari incredibili. Qui ci sono anche dei gallinacci. E poi, guardiamo più avanti. Adesso vi faccio vedere una cosa particolare. Un paio di giorni fa, qui sicuramente lo avrete visto nel video, ho coperto un fungo che era piccolino, con quelle foglie, vedete, c'ha le foglie sopra, queste foglie che ci ho messe io, e guardate il fungo di oggi. Sicuramente ne è valsa la pena, ne è valsa proprio la pena di coprirlo, non è stato visto e è un assolutamente un bellissimo fungo. Avanti! E beh, signori e signori, guardate qua, sicuramente è incredibile. E qui accanto ce n'è un altro che è una spina. Dai, vi faccio vedere. E poi magari vedete questo. Vediamo le foglie. E chissà che nei prossimi giorni non sia più grande come quell'altro. Avanti. Allora, eccoci qua. Eccoci qua. Guardate. Uff. Piccolino, però ha avuto la forza di alzare
questo sasso. Guardate, un effetto veramente particolare, strano. O meglio, cosa è successo qui? Praticamente la lumachina si è mangiata tutto il fungo. Guardate che cosa è rimasto. Il sotto del fungo è integro, ma questo, ahimè, si è divertita. Ma mi volevo soffermare su un fungo, lasciamo perdere questi. Lì c'è un altro, qui guardate questo piccolino qui che si copre, e poi c'è un altro qua sempre piccolino. Vedete, ci mettiamo una foglia sopra, però come potete ben vedere qui c'è un signor fungo. Questo vale veramente la pena. Questo vale veramente. E beh, questo sì, questo è un signor fungo. Avanti, avanti. Adesso vi faccio vedere una fungaia. Guardate, e qui bisogna prestare attenzione perché allora sono tutti piccoli. Uno, due, guardate, due di nascita, tre, quattro, cinque, sei e sette. E adesso raccogliamo solo questo, che sicuramente un funghetto discreto. Questa è una fungaia, sette funghi piccolini da lasciare, ovviamente uno più grandicello, però qui tornandoci probabilmente si trovano fra un paio di giorni i funghi, direi così. È un bel posticino al fresco, riparato, e guardiamo se c'è qualche altra cosa più avanti. Qui adesso abbiamo il più bel fungo della giornata, per adesso, in un fossettino. Guardate cosa è rimasto, è un vecchiarello, però un vecchiarello è nato fra un legno. Guardate, guardate voi che fungo incredibile, vecchio, però dai, un signor fungo. Non male, avanti. E qui abbiamo un altro, sono tutti così, sono tutti, vedete, sopra la lumaca si è divertita, giustamente, però insomma questo è un fungo ancora sicuramente accettabile. Avanti! Allora, adesso la cosa si fa veramente interessante, ragazzi. Allora, guardate voi, adesso faccio una ripresa complessiva. Uno, due, che è bellissimo, guardate come questo fungo, questo è straordinario, bellissimo. Ma guardate voi qua che cosa c'è. Qua c'è un super fungo.
Questa è una cosa incredibile. Questo è veramente un super fungo, non so quanto può pesare, ma questo è un super super fungo. Poi abbiamo un altro qua che è stato, un altro lì che è mangiato. Siamo a 5. Oh, guardate qua, altri super funghi. Questo, guardate questo qua com'è, mamma mia. Poi ancora ce ne sono due lì sopra, vedete, incredibili, veramente veramente straordinari. Iniziamo la raccolta. Allora, ovviamente, come non poter iniziare da questo fungo, che è una cosa, è così emozionante. Guardate voi. No, è una, no, incredibile. E questo, incredibile. Poi abbiamo, questo è un po' mangiucchiato, però questo, signore e signori, che è un altro super fungo. E poi abbiamo questo. Allora, guardate questo, mamma mia, perfetto. Secondo me questo qui è veramente il più bello in assoluto. Questo qui è sicuramente il più bello. Guardate che fungo è questo, mamma mia, mamma mia. E siamo a 6. Poi abbiamo questo, che è il residuo, quello che è rimasto di questo funghetto. Questo, che è un altro funghetto. E poi, abbiamo uno, certo, comparati a quelli che si sono raccolti poco fa, è incredibile, questi sono poca cosa. Secondo voi come è andata? Quadrettino d'insieme. Giuliano, allora ditemi voi se questa non è soddisfazione. Ci siamo fermati perché è veramente una cosa fantastica. Si è detto non andiamo via ancora, aspettiamo di trovarne un altro. È uscito questo quadretto, 2, 4, 6, 8, 10, 11 funghi, 11 funghi straordinari, bellissimi. Quindi adesso andremo via? Non penso proprio. Avanti! E aspettate però, perché alzando gli occhi lasciavo due funghetti qua, guardate cosa c'è qui. Potevamo noi lasciare questi due funghetti? No, questa piccettina è troppo bellina. Quindi 13 funghi sensazionali. Avanti, come mi hanno detto, ovviamente non abbiamo terminato. Guardate, belli questi due. Sono qua. Wow, molto belli. Rinascita. Ovviamente non come, questi non sono funghi come gli altri, però sono sempre due funghetti favolosi. Avanti. Allora,
subito un altro. Non grande. Però guardiamo che cosa c'è più avanti. Vedete niente? C'è niente, cattura la vostra attenzione? E beh, questo è piccolino, ma questo, signori, è sicuramente un signor fuoco. Wow, guardate qua, la bellezza è integro, l'umano è stato attaccato, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Oggi, devo dire che anche oggi è stata una bella giornata, ora ormai volge a termine, manca poco per tornare giù alla macchina, però ci stiamo veramente divertendo, è fantastico, bellissima la natura, bellissima la raccolta dei funghi, porcini, che passione! Avanti! Adesso vi mostro un'altra cosa sensazionale, guardate che cosa c'è qua, Non sembra possibile, non sembra possibile. Un satana, quindi un porcino malefico, quindi questi qui non sono buoni, e accanto un porcino, guardate voi. Diciamo, si fa a riconoscere i funghi buoni da quelli non buoni? Giudicate voi. Avanti, non... oggi veramente non terminiamo più, Avanti. E qui adesso noi abbiamo una ripida pittata, però abbiamo anche un bel funghetto di nascita, un po' attaccato dalle lumache qui, però ragazzi, i funghi sono i funghi. Avanti. Beh, che dire, oggi non è andata male assolutamente, però guardate un po' che cosa abbiamo. Guardate un po' che cosa abbiamo. Oh. Vedete nulla? Mamma mia. Guardate, lì ce n'è un altro e di sotto ce ne sono altri due. Allora, iniziamo la raccolta, saranno gli ultimi questi, saranno gli ultimi, forse sì, forse no. Allora, abbiamo questo bel funghetto, il contesto è bello, è mangiato dalle lumache, però non male, dai, non male, come se fosse un riccio. Invece abbiamo questi due che sono molto molto interessanti, e questo soprattutto bellissimo, e poi allora, questi tre insieme agli altri, questi tre li mettiamo qui insieme agli altri che non sono pochi. E poi passiamo questo, perché è mancato, la lumaca lo ha spolpato, poverino. Qui ce n'è un altro che non si era visto, e poi qui c'è un super fungo, e qui c'è un altro super fungo. Guardate che bellezza. Allora, sei funghi qua, adesso li sistemiamo e poi facciamo una panoramica. Allora, siamo a conclusione di questa giornata, è stata veramente una giornata bella,
Abbiamo visitato due boschi, uno zero ritrovamenti, qui invece siamo stati veramente fortunati, abbiamo fatto, poi dopo li vedrete, sono tutti accomodati in un sasso, e proprio prima di andare via però voglio regalarvi questo spettacolo che c'è qui, perché veramente ne vale la pena. Questo è l'ultimo fungo della giornata, guardate voi l'habitat, il contesto dov'è inserito. Questa è una cartolina, questa è proprio una cartolina fantastica, veramente molto molto bella. Un fungo straordinario accanto a una ceppa, una vecchia ceppa di un castagno chissà secolare morto, e accanto qui noi abbiamo questo magnifico magnifico porcino. È una cosa straordinaria, è una cosa unica. Guardate voi, l'ultimo fungo della giornata, ci voleva proprio qualcosa di speciale così. Ragazzi, oggi è stato veramente veramente un giorno straordinario. Porcini e passione, ragazzi, mamma mia. Avanti. Allora, anche oggi si conclude questa giornata nello stesso punto dove si era conclusa quella di domenica. Siamo nella riserva naturale di Vallombrosa, giornata fantastica, oggi veramente bellissima, tanti ritrovamenti, tanti funghi, tanta 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 gioia e soddisfazione. Alla prossima davvero! Avanti!